Vittoria schiacciante alle primarie del PD a Senigallia. Maurizio Mangialardi con il 75,12% di preferenze su Francesca Michela Paci ottiene il via libera alle amministrative di marzo. La vittoria di Maurizio è splendida perché ha avuto un'affermazione senza se e senza ma, e quindi io ne sono felice per lui, ne sono felice per il centrosinistra che ha dimostrato una coesione e coraggio. Di fatto Mangialardi non ha avuto avversari se non una candidata, Francesca Paci, a cui va comunque il nostro apprezzamento per aver partecipato, ma che si è presentata all'ultimo momento e quindi chiaramente non ha potuto affrontare degnamente questo tipo di campagna per le primarie. Da assessore all'urbanistica a candidato sindaco, potrebbe Mangialardi, una volta eletto, cambiare la linea della futura amministrazione comunale? Mangialardi è la continuità, è stato il delfino del sindaco Angeloni, è stato l'assessore a cui sono stati affidati maggiori incarichi, maggiori risorse, e quindi chiaramente continuare in questa via sarebbe, secondo noi, secondo l'opposizione, chiaramente la cosa più sbagliata possibile per la città. Intanto sta per terminare il mandato Angeloni e, tolta la fascia tricolore, resterà comunque al servizio della politica. Continuerò a far politica, senz'altro, non potrei farne a meno, ma lo farò in modo diverso da come l'ho fatto in questi anni, lo farò senza incarichi, lo farò come desiderio di partecipare, di mettere le mie idee al servizio delle cause in cui credo. Inizia ora la battaglia alla poltrona di sindaco. Non resta che aspettare il mese di marzo, quando i senigallesi sceglieranno il proprio comandante.